nei corridoi di Vendée in Paris 2012 non potevamo non incontrare anche Lucio Pinetti, il presidente di Confida, che intanto salutiamo. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. E al quale chiediamo la stessa domanda che abbiamo fatto anche agli altri ospiti. Cosa ne pensa di questo Vendée in Paris 2012? Quattro mesi dopo Vendée Italia, una manifestazione che è stata già un gran bel successo. Ma a onor del vero io mi attendevo una Vendée in Paris più sottotono. Invece devo dire che è una manifestazione apprezzabile sia nell'allestimento che nella partecipazione, mi sembra che comunque i visitatori vi siano, in particolare modo mi par di cogliere francesi e gli immancabili italiani, però credo che in questo contesto sia un evento assolutamente utile per la nostra industria, quindi da sostenere. Presidente, noi ci troviamo a fianco alla Vending Canteen, la simulazione di 5 situazioni tipo per il vending pubblico, che cosa ne pensa? Le è piaciuta? Sì, mi è piaciuta, anche se in realtà la mia visione del vending del futuro va ben al di là della canteen, va ben al di là del food, va ben al di là del servizio sulla strada, ma sono più un fautore della complementarietà, dell'integrazione, della cross-canalità quando si parla di vending, per cui bene che si cominci a guardare al di là della tradizione del vending nelle fabbriche e nelle scuole e negli ospedali, possiamo avere una visione ancora più ampia, quindi immaginarci il vending nei supermercati, nelle profumerie, nelle gioiellerie, ovunque, quindi bene questo esperimento. Io mi immagino una via con negozi nei quali si può offrire come complemento anche la vendita del prodotto attraverso una vending machine. Noi parlavamo prima di fiera di Vendée in Paris, fiera Vendée Italia 2012, le fiere cominciano a essere tante e talvolta vanno in sovrapposizione fra esse. Sappiamo quasi per certo che c'è un progetto di una riorganizzazione del calendario delle fiere in termini internazionali, ci può dare qualche anticipazione? È proprio un'anticipazione ed è un progetto che è ancora in pectore. Confida ha proposto all'Associazione Europea e alle nostre associazioni consorelle una rivisitazione non tanto del calendario ma proprio del format delle fiere del vending in Europa. Quello che noi stiamo proponendo ai nostri colleghi è una sola fiera del vending, la risposta se vogliamo europea al NAMA, la fiera americana, una fiera che abbiamo chiamato Vending Europe Show e che vediamo organizzata in collaborazione tra tutte le associazioni europee, e adesso allo studio per capire qual è il tipo di equilibrio che bisogna impostare, quali sono le partecipazioni, chi i protagonisti, però se questo è un progetto che questo progetto se andrà in porto sarà sicuramente una delle maggiori rivoluzioni del vending negli ultimi 40 anni. Il vending sta certamente assumendo un aspetto diverso rispetto ai decenni precedenti. Confida continua a crescere, anche se ci sono insomma al suo interno un po' di pareri discordi. Cosa sta accadendo, Presidente? Ma io credo che Confida stia in realtà vivendo uno dei momenti più floridi da quando è stata costituita e che le attività in essere siano veramente tantissime, anche forse incomparabili rispetto al passato. Chiaramente nella logica democratica c'è chi sposa questo tipo di attività e per fortuna è la larga maggioranza, c'è invece chi ha un'interpretazione diversa e correttamente esprime il suo parere, anzi bene che ci sia, perché è sempre uno stimolo per riuscire a correggere il tiro. Io credo che abbiamo un'ottima partecipazione della base associativa, ma lo dimostrano i numeri, le quote associative sono assolutamente in linea col budget, il numero di associati non cala nonostante i fenomeni di aggregazione che invece sono ancora in essere, quindi qualche azienda viene accorpata o acquisita. Abbiamo adesso lanciato un progetto con le rivendite alle agenzie per andare a coinvolgere anche le micro e le piccole aziende che a queste si rivolgono proprio per promuovere e sostenere le attività dell'associazione, quindi per farle associare direttamente al bancone delle rivendite. Io credo che va bene, è ovvio che il nostro obiettivo è anche convincere
chi ancora non la pensa esattamente, ha un'interpretazione diversa e assolutamente rispettabile, che il lavoro che stiamo conducendo lo stiamo facendo veramente per il bene di tutto il settore, anche di quelli che non sono d'accordo. Presidente, noi in modo assolutamente imparziale e obiettivo cercheremo di dare, a partire dal prossimo numero di Vending News, informazione vera, reale e non pettegolezzo, direttamente sul nostro nuovo bimestrale, il nuovo progetto cartaceo che si chiama Vending News e che è arrivato con questo al secondo numero. Eccolo qui, amici, e dove vorremmo dedicare due pagine intere proprio a tutte le iniziative di Confida, a ciò che accade all'interno di Confida, alle cose fatte e realizzate da Confida per tutti i suoi associati. La stessa cosa vorremmo iniziare a farla anche attraverso Vending TV, non limitandoci esclusivamente a fare delle interviste al suo presidente o a qualcuno dei suoi associati. Mi auguro naturalmente di avere tutto l'appoggio dell'associazione proprio per cercare di dare ancora più visibilità e servizio all'associazione, ai suoi componenti e a tutta la filiera del vending. Intanto io sono assolutamente convinto che più varia è l'informazione e più ne beneficia il settore, quindi ben venga e auguri per questa vostra nuova iniziativa, che in realtà abbiamo già avuto modo di conoscere a Venditalia, quindi assolutamente non solo nulla osta, ma lo leggeremo con interesse. Per la stessa ragione, proprio per consentire la massima libertà di informazione, Confida non ha mai stipulato un accordo, una convenzione con alcuna testata, sia video che cartacea, per cui ancora una volta ben venga che voi comunicate le nostre attività e fatelo liberamente, con spirito di supporto, spirito critico, ogni volta che lo riterrete. Noi vi daremo sempre a disposizione tutte le nostre informazioni, il nostro materiale, saremo sempre disponibili, come siamo con chiunque, per diffondere il più possibile quanto viene svolto all'interno dell'associazione, e non possiamo come sempre che ringraziarvi per il servizio che fate alle imprese del vending. Bene, allora Presidente, nel frattempo la ringraziamo per essere stato qui, aver scambiato quattro chiacchiere, averci dato questa piccola anteprima in relazione al progetto Impactory della fiera itinerante, il Vending Europe Show, e a questo punto direi la rimandiamo a un nuovo appuntamento a tra breve, tra poche settimane, magari in videoconferenza, proprio per gli amici di Vending TV, perché mi piacerebbe creare un appuntamento fisso per comunicare in video tutte quelle che sono le iniziative portate avanti dall'associazione per gli associati. Sempre a disposizione per voi e sempre ringraziandovi assolutamente. Quando volete ci sentiamo. Bene, grazie dei corridoi di Vending Paris 2012, Lucio Binetti, presidente dell'associazione Confida, insieme a Fabio Russo per VendingTV.it.